Fra i tantissimi blocchi stradali che stanno interessando l'isola, uno è stato effettuato sulla statale 385, siamo in territorio di Mineo, più esattamente al bivio di Mineo. Tanti a partecipare, è un semiblocco perché di fatto poi dopo qualche minuto le auto e i mezzi in transito su questa arteria vengono fatti passare. Fra i protestanti c'è anche un rappresentante istituzionale, il consigliere Giuseppe Mistretta, consigliere alla provincia regionale di Catania. Uno dei gridi che più si sente in questi giorni è l'assoluta assenza della politica in questa situazione di protesta. Qual è la sua valutazione? La mia valutazione è assolutamente negativa, cioè, la politica sa benissimo che questo movimento di popolo è un movimento che da tutto spontaneo, questo che c'è qui stamattina a Mineo non è un presidio che è nato in maniera organizzata, ma sulla spinta emotiva di quello che sta accadendo, su quello che si stanno facendo i forconi, che significa che la politica deve interrogarsi, vuol dire che la gente ne ha le scatole piene, non ne può più, e di questo dobbiamo parlare. A me devo dire dispiace non vedere nessun parlamentare nazionale, nessun parlamentare regionale in questi presidi. Dispiace che la politica non osservi e che non si interroghi di quello che non sta funzionando, di cosa non stia funzionando. L'aumento delle accise colpisce tutti indistintamente ed è assolutamente di una misura di non equità, così come l'aumento della revisione degli estimi catastali. Insomma, poi l'agricoltura che è già strutturalmente in ginocchio da tanto tempo, e ritengo che questo la politica regionale e nazionale debba quantomeno interrogarsi su cosa stia accadendo, perché poi quando i cittadini capiscono di non essere più rappresentati, ecco che noi signori parlamentari capiscono che anche le loro poltrone sono a rischio. Beh, innanzitutto una risposta nei confronti di una generazione in ginocchio, una generazione che aspetta delle risposte da parte della politica che non arrivano, da parte delle istituzioni, anzi abbiamo le risposte al contrario, abbiamo le tasse, abbiamo un continuo caro della benzina, abbiamo un continuo disinteresse da parte delle istituzioni. Noi siamo qua per appoggiare gente che già sta protestando, parlo del movimento Forza d'Urto, parlo del movimento dei Forconi, stiamo qua per dire noi ci siamo pure noi in ginocchio e vogliamo dare pure noi il nostro contributo. Siamo una generazione che cerca di andare avanti, che cerca di lavorare, io sono imprenditore agricolo e cerco di, nel mio piccolo, di fare qualcosa, ma non arrivo a fine anno. Faccio i conti e poi tutto quello che guadagno devo pagarlo allo Stato, questa cosa non va bene, siamo stanchi e vogliamo farlo sentire. Le cose possibili sono tante che si potrebbero fare, ma sostanzialmente ne basterebbero fare poche. Una in assoluto sarebbe la riduzione del costo del petrolio, che penso che sia la causa scatenante di tutta la rivolta. Sappiamo che noi qua in queste zone che produciamo esclusivamente agrumi, carciofi, ortaggi, vediamo che quel margine minimo di guadagno che esisteva fino a qualche anno fa ad oggi viene a mancare perché è completamente eroso dalla pressione fiscale, soprattutto sui prezzi del trasporto. Si parla veramente per salire un bancale al nord, si parla che ci vuole qualche centinaio di euro, veramente è diventato improponibile e insostenibile. Faccio un appello al Presidente della Repubblica. Presidente, come ci avete rovinato a tutte barbarie? Questo è quello che aveva seminato la politica siciliana. Ecco qual è il risultato. Non abbiamo più dove andare. Ci avete tutto rovinato. Con la Sirti non possiamo vendere nessun prodotto. Siamo tutti rovinati. Siamo pronti anche a morire ora, Presidente. Vi ringraziamo a tutti i politici. Grazie, 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 grazie. Dalla parte della Sicilia cosa avete fatto? Questo è il risultato. A breve tempo vogliamo una politica nuova, che se ne vanno tutti a casa i vecchi politici, perché non ne possiamo più. Avete distrutto, avete saccheggiato la Sicilia, l'Italia. Cosa dobbiamo fare più altro? Di suicidarci? Ora ci suicidiamo tutti assieme, tutti dalla Sicilia a Nord Italia. Grazie Presidente.